Per chi come me arriva dritto dritto dagli anni Ottanta, il concetto di titoli di Stato è ben noto, anche perché ci sono stati anni nei quali questo strumento finanziario garantiva rendimenti molto interessanti. Si poteva bloccare cifre anche non troppo elevate, avendo guadagni di tutto rispetto. Oggi le cose sono un po' cambiate, però vale la pena indagare su questo strumento perché, soprattutto se si butta un occhio all'estero, ai titoli di Stato esteri, si possono avere rendimenti interessanti. Oggi quindi capiremo come funzionano i titoli di Stato e se è realmente possibile usare questo strumento per vivere senza lavorare. Io sono Francesco, vivo senza lavorare e questo è il mestiere di vivere la vita. Come funzionano i titoli di Stato? Molto rapidamente sono delle obbligazioni emesse dallo Stato che possiamo acquistare in un numero minimo, solitamente investendo almeno 1000 euro. Hanno una durata variabile, cioè da qualche mese fino a decine di anni, al termine del qual periodo i soldi ci vengono restituiti interamente. Solo che, fin tanto che li teniamo, fin tanto che teniamo questo investimento, ogni tot mesi ci viene versata una cedola, cioè un po' di soldi, che dipende dal rendimento che questi titoli garantiscono. Solitamente, più lunga è la scadenza, maggiore è il rendimento garantito. Se non vogliamo tenerli fino alla scadenza, perché magari ad un certo punto abbiamo bisogno di questo denaro, beh, allora potremo guadagnarci oppure perderci, perché i soldi che otterremo, che ci verranno restituiti, il nostro capitale investito dipenderà da quanto valgono i titoli in quel preciso momento, cioè quando abbiamo scelto di venderli. Come fa una persona ad acquistarli? Beh, o si reca in banca oppure lo fa attraverso il suo internet banking in totale autonomia. Si connette online al sito della propria banca con le proprie credenziali e solitamente tra le voci di menu è possibile anche selezionare quella che ci permette di acquistare oppure vendere titoli di Stato. Le emissioni di BTP, titoli di Stato o buoni del tesoro, come vogliamo chiamarli, si possono tutte trovare sul sito del Ministero. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per la consultazione. Si va quindi sul sito, si seleziona il prodotto, il BTP che si vuole acquistare, ci si segna il codice identificativo e poi lo si ricerca sul proprio internet banking e da lì è possibile fare l'acquisto. Allora facciamo un esempio pratico con i nuovi BTP Italia, quelli appena emessi dallo Stato per far fronte all'emergenza Covid, che hanno il codice, vado proprio a leggerlo direttamente, IT00054109 04. In sottoscrizione il prezzo è di 1000 euro per un BTP. Mantenendo queste obbligazioni fino alla scadenza, che è di 5 anni, si otterrebbe una cedola annuale dell'1,4% lordo, che tradotto in netto è qualcosa tipo 1,23%. Se tralasciamo l'inflazione, che negli anni a venire dovrebbe essere irrilevante, se investissimo 100.000 euro in questo strumento, quindi acquistassimo buoni del tesoro per un valore di 100.000 euro, ogni anno avremmo 1.230 euro senza fare nulla. Passati i 5 anni, se teniamo questi 100.000 euro per tutti e 5 gli anni, i soldi ci vengono poi restituiti con una piccola rivalutazione perché c'è anche un bonus, ma di questo ora non ce ne occupiamo. Questo esempio, volutamente semplificato, ci mostra che anche investendo cifre importanti come 100.000 euro, il rendimento non sarebbe sufficiente per vivere senza lavorare e servirebbe almeno 1 milione di euro o forse più per garantirsi una sorta di stipendio automatico. E poi su questi guadagni, naturalmente, si pagano le tasse perché devono essere dichiarati nel 730 annualmente e le tasse sono del 12,5%. Dunque, questo strumento non sembra tra i migliori per investire e vivere senza lavorare, anche perché se avessimo 1 milione di euro, vi auguro di averlo, vi sarebbero modi migliori per mettere a rendita una cifra così grossa. Di questo, tra l'altro, ne parlerò nelle prossime puntate. Ad ogni modo, non tutto è perduto, perché potremmo strizzare l'occhio verso i titoli di Stato esteri, ovvero di alcuni paesi emergenti che per finanziare la loro crescita emettono buoni del tesoro, BTP, titoli di Stato, sono tutti sinonimi, con interessi molto vantaggiosi. Si va ad esempio dal 6% dell'India ad oltre il 7% dell'Indonesia. E poi si sale se ci si sposta in America Latina, Brasile, Perù, Cile, dove i tassi sono ancora più interessanti. Prendete
Prendete naturalmente questi numeri con le pinze, sono un po' grossolani e servono soltanto a mostrare che se ci si sposta si possono avere rendimenti di tutto rispetto. Il problema è che investire in titoli di Stato di questi paesi è piuttosto rischioso. Prima di tutto parliamo di paesi nei quali spesso la stabilità politica e di conseguenza economica è a rischio. Inoltre vi è tutta la questione del cambio, una variabile molto importante perché quando si investe all'estero si investe in quella moneta. Se al momento della vendita dei titoli o del rimborso alla scadenza la moneta estera del paese in cui abbiamo investito si è svalutata rispetto all'euro, allora noi subiremo una perdita del capitale, che può essere anche molto importante. Dunque oggi i titoli di Stato non sono proprio lo strumento migliore per investire e vivere senza lavorare, anche perché probabilmente dovremo investire tutto quello che abbiamo in quel modo e questa dal punto di vista finanziario non è una buona idea, visto che di solito quando si parla di investimenti una delle prerogative essenziali è la diversificazione. La diversificazione serve a ridurre il rischio, a fare in modo che se uno dei nostri investimenti va male abbiamo gli altri a coprire le perdite. È vero che in generale, soprattutto in Europa, investire in titoli di Stato comporta un rischio molto basso, ma comunque questo non è un buon motivo per puntare là tutto il proprio capitale. Allora, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e noi ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova puntata del Mestiere di Vivere la Vita.